Ciao, bentrovati. Ecco una nuova pillola di Tips and Tricks. Oggi vedremo insieme un applicativo di Free Logo Maker, quindi un generatore di loghi assolutamente gratuito. E allora, se siamo pronti a vedere come funziona, restate con me per esplorare le meraviglie di TextGiraffe. Quindi apriamo una nuova scheda del browser, qui digitiamo TextGiraffe. Il primo risultato è quello che ci serve. Eccolo qui. Come vedete l'interfaccia grafica è molto molto semplice, basta digitare qui quello che vogliamo trasformare in un logo, io in questo caso inserirò il mio nome ed ecco che lui ci restituisce addirittura 10 pagine di risultati. Tra queste io posso muovermi tranquillamente, scegliere quello che voglio prendere come logo, eccolo qui, mi dice anche che tipo di stile è. E a quel punto io posso cliccare su Download Logo. Lui mi chiede anche in che grandezza voglio scaricarlo, assicurandomi che si tratta di file PNG assolutamente trasparenti. A me serve grande, quindi clicco l'ultima opzione. Ecco che lui con un po' di tempo me la va a caricare. Tasto destro, salva immagine con nome ed ecco che il gioco è fatto. E quindi grazie a TextGiraffe in pochi clic io creo un logo partendo da una parola ma anche da un insieme di parole. Posso scegliere tra tante tipologie di stili che mi offre questo applicativo, quindi soltanto un po' di, come dire, gusto estetico, e chiaramente devo scegliere proprio quello che poi si adatterà allo spazio all'interno del quale io dovrò posizionarlo. E allora, come sempre, se tutto questo vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per una nuova pillola di Tips and Tricks. Ciao, alla prossima!